Passo la parola a un attivista e attore, Pietro Durano di Scam Italia. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Ci tengo moltissimo a come mi ha presentato Francesco, attore e attivista, perché tante persone, da quando ho fatto Scam Italia, tante persone mi hanno detto: ma non hai paura ad essere così visibile facendo l'attore? Non hai paura di non lavorare, che non ti diano ruoli? No, non ho paura, perché costi quel che costi, siamo quello che siamo sempre e ovunque. E se voi siete qui è perché la pensate come me, e io voglio ringraziare chi con coraggio ha scommesso e ha voluto organizzare questa manifestazione e mi ha voluto invitare, perché io è proprio qui che voglio essere. È proprio qui perché so che ci capiamo, perché so che la pensiamo allo stesso modo, perché scendere a un Pride qui è diverso rispetto a scendere a Roma o a Milano, che chiaramente è un altissimo valore, ma scendere qui significa metterci la faccia completamente. Significa scegliere di esserci con ogni centimetro del vostro corpo e del vostro spirito. E io vi ringrazio veramente, perché è in luoghi come questo che si può fare la storia. È qui che oggi vive una nuova Stonewall. È qui, al margine del margine, come qualcuno vorrebbe dire, che si può spezzare l'equilibrio, che accade la rivoluzione. Perché anche un patrocinio negato ha un valore altissimo, significa che viene riconosciuta l'esistenza di un grido che ormai è inarrestabile. E chi meglio di voi in Molise sa che cosa significa vivere all'ombra di chi pensa che non esisti? E allora noi rivendicheremo ogni patrocinio negato e conquistato, ogni passo di questo percorso, ogni bacio dato alla luce del sole, ogni associazione che nasce. E io vi ammiro, e ve lo giuro, vi ammiro, perché state scegliendo di vivere scomodi, perché io allora non potrei essere altrove, perché io sono esattamente come voi, ho scelto di vivere scomodo. Perché che ce ne facciamo di una bella poltrona dove sprofondare e quindi sparire? Che cosa ce ne facciamo di una vita immobile, faticosamente nella norma, rassicurante, dagli angoli smussati, fatta di dogmi e sorrisi di circostanza? Che senso avrebbe un giorno morire se saremo stati solo una parentesi prevedibile? Se avremo solo assecondato l'ordine precostituito delle cose, al di là dei nostri bisogni reali, dei nostri desideri, delle nostre identità, dei nostri sogni? Siamo qui in questo mondo per un attimo. E allora che sia profondamente vero questo attimo, che io possa morire anche subito se fosse questo il prezzo per rivendicare il mio diritto di essere e di esserci. Voglio parlare soprattutto ai giovani come me. Essere come siamo, lo so, talvolta può sembrare più faticoso e disgraziato, ma questo è solo un'enorme occasione per noi. In un mondo dove le nostre identità non rispettano gli standard, la vita ci ha imposto a delle domande, a delle sofferenze, a della solitudine, a delle sfide, e queste sono solo ricchezze inestimabili. Siamo nati sotto il segno del coraggio, della verità a tutti i costi.